Allora, prima Guru Puglia, giusto? Sì, prima Guru Puglia, sì. Sta chiudendo per l'offerta? No, per Ah, per Ghirlanda. Qui c'è il buzzer. Spengo, dobbiamo cantare. Traduzione, magari se Bhakti Michela vuoi leggere per favore la traduzione? Guru Puja, io così ho capito. Guru Puja prima. Guru Puja prima. Traduzione di Sri Guru Vandana. Ora te lo fa vedere Tulsi Gopi o Rasacharya. Ok, si può abbassare, solo abbassare Prabhupada, tanto così poi lo rialziamo. Chi fa la puja? Chi esegue la puja? Tu? Anche il testo qui al monitor, per favore. Impostazioni audio, vai così. Qualcuno suona la mridanga? Ah, ecco, Krishna Gati Prabhu. Ti Se vuoi ti vuoi anche sedere, se eri ti vuoi. mimetizzato Era mi sì, tra la assoluta di porta calamaro, di calamaro, di calamaro. camaleonte, calamari, una sicchia, una. Iniziamo a leggere. Vai, vai, adesso. Vai tranquillo, piano piano faccela proprio gustare. Sri Guru Vandana, l'adorazione di Sri Guru dal Prema Bhakti Chandrika di Srila Narottam Das Thakur. Vai. Soltanto i piedi di loto del nostro maestro spirituale sono la dimora del puro servizio devozionale. Io mi inchino a quei piedi di loto con grande cura e attenzione. Mio caro fratello, mia cara mente, è per la grazia del Maestro spirituale che noi possiamo superare questa esistenza materiale e ottenere la misericordia di Cristo. Fa che gli insegnamenti provenienti dalla bocca di loto del Maestro spirituale diventino tutt'uno col tuo cuore e non desiderare altro. L'attaccamento ai piedi di loto del Maestro spirituale è il modo migliore per avanzare spiritualmente e per la sua misericordia tutti i desideri di perfezione spirituale sono soddisfatti. Colui che mi ha dato il dono della visione trascendentale è il mio Signore, vita dopo vita. Per la sua misericordia, la conoscenza divina si rivela nel cuore. Da lui si ottiene la prema bhakti e da lui l'ignoranza è distrutta. Le scritture vediche celebrano le sue qualità. O maestro spirituale, oceano di misericordia e amico delle anime cadute, tu sei il Signore e la vita stessa di tutti in questo mondo. O maestro, sii misericordioso e ponimi all'ombra dei tuoi piedi di loto. Possano le tue glorie diffondersi nei tre mondi. Noi cerchiamo rifugio ai tuoi piedi di loto, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Maha Patita Pavana Ki. Quindi la Mridanga c'è. Abbiamo la mormone. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Da quale cominciamo? Devo mettere il... Volete il ventilatore? Magari a due? Magari a tre? Magari a tre, ok. Vai. Allora, da quale lettera cominciamo? Hare Krishna Vishupada Jinko. Cominciamo dal GBC. Ok, cominciamo dal GBC. Cominciamo dal GBC. Passiamo il volume e voilà. Così. Vediamo. Yes. A me no, eh? A me no. No, stavo scherzando. No, veramente no, perché sono un po' sudato. Ok. Dunque, cominciamo con la lettura della lettera e offerta di Vyasa Puja di Sua Grazia Amato Sevita Prabhu, nostro GBC. Eccola qui. Sì. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtyate Adeshatarine. Ok, traducendo dal sanscrito, dall'inglese. Caro Srila Prabhupada, per favore accetta i miei umili omaggi. Tutte le glorie al giorno della tua apparizione. Sono qui a Vrindavana, seduto in una stanza all'MBT, e ricordo quando nel 1975, durante l'inaugurazione del tempio di Krishna Balaram, mi hai dato l'iniziazione brahmana nei tuoi alloggi. Eri soddisfatto di come ho imparato a cantare sulle mie dita e pronunciare il mantra, e dicesti: molto bene. Poi mi hai chiesto di versare un po' d'acqua da un barattolo di argilla in un bicchiere d'acciaio, e ho provato a farlo tenendo e piegando il barattolo di argilla con la mia mano destra, che si è rivelato molto difficile. Il barattolo, cioè il contenitore, quello pieno d'acqua, era molto pesante di argilla, molto pesante. E lui però con una mano reggeva la brocca e con l'altro teneva il bicchiere. Mentre ero in totale ansia perché non riuscivo a svolgere il compito di versare appunto dell'acqua,
Tu ti sei chinato verso di me e mi hai detto con un sorriso disarmante: perché non usi tutte e due le mani? Per reggere la brocca, no? Perché non usi, con un sorriso disarmante, perché non usi tutte e due le mani? Mi sono sentito uno stupido. Mi ci sento ancora. Ogni volta che c'è un problema da risolvere, un compito da svolgere, un progetto da concepire o una decisione da prendere, a meno che tu non intervenga nella mia intelligenza e mi guidi misericordiosamente, rimango un lottatore senza speranza. Con il passare del tempo, i miei sensi e la mia mente perderanno sempre più forza. Perciò questo pazzo cade ai tuoi piedi, implorando che quel sorriso disarmante appaia nel mio cuore quando verrà il momento di chiudere questa esistenza temporanea. Il tuo eterno servitore, Madhusevita Das. Arrivederci. Da Prabhupada Kijai. Molto commovente. Ok, quale leggiamo adesso? Jaipata Kamaraj. E allora, vabbè, allora c'è quello di qualcun altro? Ah, è qua. Proprio accomodati pure qui, perché così è più semplice per me gestire la cosa. Vai. Questa è di Sua Santità Jayapata Goswami Maharaj. Namo Vishpadaya Krishna Krishna Bodhalesh Mati Bhakti Vedanta Swami Tanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deishtarine. Cara Srila Prabhupada, in questo giorno più auspicioso della tua Vyasa Puja, io offro i miei rispettosi omaggi al polvere di piedi di... Alla polvere di due piedi di loto. Ecco, bravo, così mi hai detto. con la tua divina grazia, con le tue benedizioni, e quest'anno ho completato la mia Bhaktivedanta degree. Cioè, il diploma? Diploma di Bhaktivedanta. Conseguito, sì. Sì, conseguito il diploma di Bhaktivedanta. E le offro ai tuoi piedi di loto. Quest'anno io pure leggevo Srimad Bhagavatam molte volte e come tu spesso dicevi che i tuoi commenti su Srimad Bhagavatam è la forma della tua, la tua ecstasy. Io sono molto gioioso leggere ogni parola che è piena della conoscenza, la potenza e l'amore per Krishna. E sono desideroso di aspettare, cioè con un desiderio aspetto a Bhakti Sarvabhauma corso che dovrebbe iniziare proprio. Incoraggio i devoti di leggere scritture e di passare questi corsi di Bhakti Shakti, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta e Bhakti Sarvabhauma. Questo è quello che tu desideravi. Tanti devoti adesso prendono Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava e Bhakti Vedanta e la loro filosofia diventa più forte e che loro leggono libri nel modo sistematico. Durante, caro Srila Prabhupada, durante la Vyasa, la Sri Gaura Purnima annuale, durante il festival, noi abbiamo inaugurato la parte est del tempio del planetario vedico, la parte di Narasimha Deva. È stata una grande festa di 3 giorni. La sua grazia sicurità chi jai. La sua grazia ambarisce proprio
Swaha Mataji e la loro team stanno facendo un meraviglioso servizio di costruzione di questo magnifico tempio. Nella presenza di tutti i membri di GBC, noi abbiamo inaugurato l'altare di Nrisim Hadeva. Stiamo lavorando sul museo del planetario vedico, MVP, insieme con Bhaktivedanta, cioè Università di Bhaktivedanta. Così ci possiamo proporre i Veda nel buono mood scientifico con le grandi esibizioni. Srila Prabhupada, noi vogliamo mettere tutta la nostra forza nel soddisfare le tue istruzioni, i tuoi desideri a proposito del tempio, questo tempio vedico. Noi ci preghiamo alla sua divina grazia che questo tempio sarà completato in tempo e così ce lo possiamo offrire ai tuoi piedi di loto, cioè la sua divina grazia. Quest'anno segna 150esima Vyasa Puja di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Tutta la famiglia di Sarasvati Gaudiya Vaishnava saranno riuniti nel campus, cioè nel campo di ISKCON. Sono stati riuniti nel campo di ISKCON e la celebrazione è durata 3 giorni, glorificando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Anche UNESCO, l'organizzazione UNESCO ha organizzato un giorno. Lo riconosce questo giorno nel loro calendario. L'hanno segnato nel loro calendario, UNESCO. Come io faccio ogni anno, quest'anno anche pure pianificato il safari spirituale, in quale i tuoi nipoti spirituali normalmente partecipano. Questa volta sarà Vrajamandala Parikrama quest'anno. Io ho lasciato il Maipur per unirsi a Safari, ma mi sono sentito male e ho dovuto essere ammesso nell'ospedale ICU, un ospedale di Delhi. Attualmente la mia salute, cioè la salute fisica non è molto buona, e così secondo la, cioè, con la sua divina grazia, con le sue benedizioni, io continuo a predicare quanto posso, lavorando con i miei assistenti. Ecco, come la sua divina grazia mi ha istruito. Noi abbiamo piani di installare Sri Chaitanya i piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu in Vrajamandala con i devoti di Safari, che è stata fatta in aprile 2024. Io non potrò, non ho potuto esserci più. Io non, ora non posso essere lì fisicamente. Sì. E ho chiesto a. A Gianni Nivas Prabhu, insieme con Divoti di Safari, a installare i piedi di loto, cioè. Le impronte. Il footprint. Sì. Le impronte. Impronte di piedi di loto di Gianni Mahaprabhu. Appunto lì. Sì, agli Obi House. Noi cerchiamo di soddisfare il nostro Param Guru Vishnupada Paramahamsa Parevra Jagacharya Ashtatara Shatra Shishimad Bhaktisiddhanta Sarasvati
desiderio di Saraswati Thakura e vogliamo installare i nostri piani di installare almeno 108 impronte di piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu nella terra di Bharata. Noi cerchiamo di installare questi impronte in Gauramandala, Vrajamandala, India dell'Est, India del Sud e Ovest di India. Mio caro Srila Prabhupada, i miei aiutanti continuano a dirmi che io non dovrei più viaggiare e devo stare in un posto solo. E io mi chiedo, dove sarebbe stato io se tu nella tua età non viaggiassi? Cioè che tu nella tua età avanzata continuavi a viaggiare. Se non avessi continuato a viaggiare, se io dove sarei? Dove sarei? Somehow, comunque, io cerco di soddisfare le istruzioni che mi sono state date. Ma io penso che io non ho fatto neanche una briciola di quelle istruzioni che tu mi hai lasciato. Per favore benedicimi che io possa diventare strumento di misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu per diffondere la misericordia di Krishna in lungo e largo. Più largo, largo, largo. In lungo e largo. In lungo e largo. Largo, largo, largo. Suo servitore Japata Kaswami. Jai. Jai. Madre Arcana. E Krishna. Leggi quella di Sua Santità Radhanath Maharaj. Grazie a voi. Questa è la lettera di Vyasa Puja di Sua Santità Radhanath Maharaj. Caro Srila Prabhupada, nel giorno propizio del tuo Vyasa Puja offro i miei omaggi prostrati ai tuoi piedi di loto. 59 anni fa, in questo giorno sacro, eri a bordo della nave mercantile. Meno male non ho affondato. Nasi, cosa dici? Sono preso gli occhiali. Hai scritto una nuova storia. Allora, rileggiamo. 59 anni fa, in questo giorno sacro, voglio occhiali a bordo di Natarani. Aspetta, voglio occhiali. Nave mercantile. Gli anziani fanno così, si scambiano gli occhiali. Tu Nasi, come ci vedi adesso? Stiamo arrivando, piano piano. Come ci vedi? Va meglio. Allora, posso continuare? Sì, ma però glieli ridai, sì, perché no, ecco. Vai. Allora, 59 anni fa, in questo giorno sacro, eri a bordo della nave mercantile già raduta e stavi per attraversare il mare Arabico. Eri praticamente solo, poiché a bordo c'era solo un piccolo equipaggio di marinai che lavoravano e un capitano. A quel tempo, all'età di 69 anni, avevi appena 40 rupie e non conoscevi una sola persona dove eri destinato ad andare. Pochi giorni prima di salire a bordo della nave, sei andato in pellegrinaggio a Mayapur Dham per implorare le benedizioni del tuo Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, nel suo Samadhi Mandir. L'unica ragione per cui hai rischiato la vita in questa missione impossibile è stata quella di servire i suoi insegnamenti con compassione illimitata. Compassione? Illimitata. Per portare il messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu al mondo occidentale in lingua inglese. Dopo 38 giorni in mare, pur sopportando il mal di mare e gli attacchi di cuore, sei arrivato in America e alla fine sei arrivato a New York. Lì, secondo le tue stesse parole, stavi vagando come un vagabondo senza casa, cercando qualcuno che ascoltasse il messaggio del Signore Chaitanya.
L'anno successivo, nel 1966, nel giorno del Kuvyatha Puja, in un piccolo negozio fatiscente del Lauerstein, hai tenuto la prima cerimonia di iniziazione per 11 giovani hippie americani della controcultura. La maggior parte di loro erano arrivati solo da un mese o giù di lì e non avevano idea chiara di cosa fosse realmente l'iniziazione. All'epoca rappresentavano l'intero movimento. L'anno successivo, nel 1967, la tua salute peggiorò e decidesti di tornare a Vrindavana, dove Krishna avrebbe posto fine alla tua vita fisica o ti avrebbe concesso la salute per portare avanti la missione del tuo Guru Maharaj. Quell'anno, nel giorno della tua apparizione, eri nella tua semplice stanza al tempio di Radhamodara. Dopo che la tua salute è migliorata, sei partito da Vrindavana verso l'Occidente una seconda volta, girando ripetutamente per il mondo per diffondere il puro messaggio dello Srimad Bhagavatam e i santi nomi di Krishna. Ricordo il tuo Vyasa Puja nel 1972. Eri personalmente presente mentre centinaia di meravigliosi devoti si riunivano sulla cima di una collina a New Vrindavan per ascoltarti parlare e condurre Kirtan. Nella tua travolgente presenza personale eravamo uniti come famiglia spirituale per celebrare le tue glorie illimitate. Ti abbiamo offerto la nostra vita in segno di gratitudine, cantando, ballando e festeggiando. Oggi Srila Prabhupada, nel tuo Vyasa Puja, milioni di tuoi seguaci in tutte le parti del mondo ti adorano con il cuore e l'anima. Nei magnifici templi, negli ampi parchi, negli auditori prestigiosi e nelle case santificate, le tue glorie sono permeate. È davvero una festa della gratitudine. Tuttavia, il tuo Vyasa Puja è una sobria opportunità per ciascuno di noi di meditare personalmente su come la tua grazia divina ha trasformato le nostre vite e ha aperto le porte al mondo spirituale di Radha Krishna. È un giorno per contemplare la qualità della nostra sincerità e il modo in cui ci sforziamo sinceramente di compiacerti. Secondo la sincerità con cui ricambiamo personalmente la tua misericordia, vivendo a riparo delle tue istruzioni, Paramatma in ciascuno dei nostri cuori ci benedirà con il progresso spirituale. Esprimerti sinceramente la nostra gratitudine, seguendo i tuoi insegnamenti e assistendoti nella tua missione, è il nostro dolce cammino di resa. Sforzandoci di amare Dio, la persona suprema, Radha Krishna, attraverso l'ascolto e il canto e collaborando rispettosamente gli uni con gli altri nel servizio devozionale, sono i modi in cui ci ha insegnato a compiacerti. Preghiamo per ricordare sempre che la tua compassione senza causa è la nostra unica vera qualifica. In un mondo dilaniato da guerre brutali, imminenti cambiamenti climatici catastrofici, malattie mortali e dalle inevitabili complessità di litigi, lotte e divisioni, dove prevalgono il falso ego, la lussuria, la rabbia e l'avidità, dobbiamo portare il tuo messaggio con tutta urgenza. Ci hai dato rifugio nell'associazione di coloro che si sforzano di amare personalmente Krishna. Possiamo vedere come una testimonianza della tua misericordia, come devoti sinceri provenienti da diversi schieramenti di opposte nazioni in lotta possano ancora onorarsi a vicenda come Vaishnava. Ciò è possibile quando scegliamo di arrenderci al sentiero della Bhakti, così come tu lo hai indicato. Srila Prabhupada, quando ti concentri sulla tua vita e sui tuoi insegnamenti, le relazioni con i devoti... perché è tradotto da Vittorio. Srila Prabhupada, quando ti concentri sulla tua vita e sui tuoi insegnamenti, le relazioni con i devoti possono trascendere i conflitti razziali, religiosi, sociali, ideologici e possiamo essere uniti come Vaishnava. Quindi quando noi ci concentriamo sulla tua vita e sui tuoi insegnamenti, le relazioni con i devoti possono trascendere i conflitti razziali, religiosi, sociali o ideologici
e possiamo essere uniti come Vaishnava. Tali comunità devozionali e il carattere Vaishnava possono risvegliare la gioia della pura Bhakti. Tali comunità devozionali e il carattere Vaishnava possono risvegliare la gioia della pura Bhakti nei cuori sofferenti di una popolazione divorata dalle fiamme ardenti del Kaliyuga. Questa è la benedizione suprema del movimento Harinam Sankirtan che ci hai così misericordiosamente donato e affidato. Come potremmo mai ripagarti? Srila Prabhupada, chiedo perdono per le mie innumerevoli mancanze. Sono un'anima ipocrita, caduta, che invoca la tua misericordia e prega per servire i tuoi amati servitori. Tuo servitore, Radha Rasvami. Allora, leggiamo questo del tempio? Gli occhiali. Leggiamo quella che abbiamo scritto noi come Tempio di Roma. Ok. Hare Krishna, caro Srila Prabhupada, ti preghiamo di accettare i nostri più umili e rispettosi omaggi ai tuoi meravigliosi piedi di loto. Ogni gloria al giorno del tuo divino salvifico avvento. Ho selezionato tre estrapolati da tue conferenze, nei quali parli delle difficoltà che i devoti debbono incontrare. Primo estrapolato. Per i devoti del Signore ci sono sempre molte difficoltà nel propagare la coscienza di Krishna tra i demoni non devoti, ma dobbiamo imparare a tollerare tutte le difficoltà e andare avanti indipendentemente da qualsiasi ostacolo ci possa essere presentato. Secondo estrapolato, riuscire a preoccupare. A volte sembra che il devoto venga messo in qualche difficoltà irragionevolmente, ma il devoto accetta queste circostanze avverse come nient'altro che una manifestazione della suprema misericordia del Signore. Terzo estrapolato. Quando i devoti vengono messi in difficoltà, hanno l'opportunità di ricordare il Signore con rapita attenzione. Il legarsi a te, Srila Prabhupada, con le corde del tentativo di estinguere l'inestinguibile debito di riconoscenza per quello che fai per tutti noi, esautora i problemi e le difficoltà del mondo del potere di esaurire le nostre forze, perché sei la vita stessa del nostro essere aspiranti devoti, sei la fonte illimitata di pura bhakti. Sei il coraggio col quale è possibile affrontare qualunque cambiamento. Sei l'intelligenza grazie alla quale è possibile superare ogni crisi. Ci hai insegnato che i fallimenti sono i pilastri del nostro reale successo e che quindi è meglio fallire all'interno della tua ISKCON, nella tua coscienza di Krishna, perché ciò ci darà la forza per riconnetterci a te, anziché fallire fuori dal cerchio magico della tua ISKCON. Perché ciò significherebbe consentire a quei fallimenti di spopolare il nostro cuore di qualunque volontà di riconnetterci al tuo volere. Desideriamo solo condividere con sempre più persone l'opportunità di ottenere da Sri Krishna, per tua intercessione, la perfezione di cui il Signore Krishna parla in Bhagavad Gita 6.22, ovvero la sicurezza della tua presenza, Srila Prabhupada. La chiarezza riguardo dello scopo e del significato della vita e le realizzazioni spirituali necessarie per assimilare con rigore la tua coscienza di Krishna e di disseminarla con vigore. A questo proposito ti ringrazio per averci benedetto con l'intuizione del book crossing, metodo divertente, creativo, romantico ed efficace per distribuire i tuoi straordinari libri che, come amiamo pensare e dire, non cambiano la vita, riportano alla vita. È talmente divertente il book crossing con i tuoi libri che sempre più amici e devoti lo adottano nella loro sadhana quotidiana
predisponendo libri praticamente dappertutto, in auto, sul posto di lavoro, per non trovarsene mai sprovvisti, sempre pronti a rilasciarli in luoghi strategici e all'asciutto. Inoltre è creativo, perché i luoghi dove rilasciarli affinché le anime li ritrovino sono tantissimi, e la creatività dataci da Shri Krishna trova così una delle sue massime espressioni. È anche un metodo romantico, perché i fortunati non troveranno solo un libro speciale, ma anche un messaggio speciale nella prima pagina bianca, scritto di proprio pugno dal bookcrosser, e si sentiranno di aver ricevuto un dono dalla provvidenza. Ecco, alla luce di tutto ciò, è un metodo efficace. Grazie, Srila Prabhupada, per darci l'opportunità di servirti dalla Hare Krishna Cave del centro di Roma, proprio a due passi dall'Hotel Parco dei Principi, dove il 25 maggio del 1974 tenesti una meravigliosa lezione sul 4.10 della Bhagavad Gita, e dalla Domus Hare Krishna, nella stupenda cornice dei Castelli Romani, che il prossimo ottobre compirà 5 anni. Tuoi aspiranti insignificanti servitori, Hare Kirtan Das, Tulsi Gopi, Devi Dasi. Hare Krishna. Hare Krishna. Ora, chi vuole leggere, chiederei di sedersi qui, perché altrimenti il microfono non arriva, non prenderebbe la vostra voce. Vuoi rompere il ghiaccio tu? Gli occhiali ce l'hai? Sì. Se no c'è da Tarani. Stai scrivendo adesso? Sì. Carissimo Srila Prabhupada, Hare Krishna, ti prego di accogliere i miei più rispettosi e umili omaggi ai tuoi piedi di loto. Tutte le glorie al propizio giorno della tua apparizione. Namo Vishupadaya Krishna Prestai Bodhale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvatadeva Guravani Prichardini Vishesha Shunyavadi Prashasthyati Shattari. Oh Srila Prabhupada, non ho idea di come poterti glorificare, visto la mia misera condizione. So per certo che tu sei apparso in questa parte di universo per continuare la missione di Srila Prabhupada, di Sri Chaitanya Mahaprabhu, quella di diffondere il Mahamantra Hare Krishna in ogni luogo e quella di ristabilire i principi della religione, il Dharma originale. E ci sei riuscito meravigliosamente, seguendo rigidamente le istruzioni del tuo maestro spirituale Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, che anche lui appartiene a una catena discepolare autentica risalente a Sri Krishna stesso, la Guru Parampara. Apprendiamo infatti dalla Bhagavad Gita, che tu gentilmente ci hai fatto conoscere sacrificando la tua vita, che questa scienza suprema può essere trasmessa solo da maestro a discepolo, e così anche i santi l'hanno ricevuta. Tu sei puro amore per Krishna e per tutte le sue parti. Seguendo le tue istruzioni con devozione e accurata attenzione, come ci hai insegnato tu attraverso il tuo esempio personale e attraverso i tuoi straordinari libri, noi tutti possiamo avere la possibilità certa di tornare a casa da Krishna. Spero tanto di sviluppare una minima parte delle tue meravigliose qualità divine per poter dare anch'io un contributo nel ristabilire il Dharma in tutto il mondo. Ti prego di continuare a ispirarmi nell'offrirti con il cuore ogni mio pensiero, desiderio, parole e azione. Per favore permettimi di affezionarmi sempre di più ai tuoi piedi di loto e alle tue meravigliose istruzioni. Grazie Srila Prabhupada, il tuo aspirante devoto e affezionato servitore, Rasacharya Das. Grazie. Altri? Ah, una lettera. Batti in Valeria, tu, prego. Si accomodi. Prego.
ecco, se senti gli occhi tutti su di te, sì, è vero, perché dovrebbero guardare altrove. Appunto. Dono Hare Krishna, 27 agosto del 2024. Namo Visnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale. Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pacirine. Nirvishesha Sunyadi Bhashatyade Satarine. A sua divina grazia, Abhai Charande Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Per favore, accetta i miei rispettosi e umili omaggi nell'occasione di buon auspicio della celebrazione del tuo viaspugio. Del mio meglio, per quanto la mia capacità lo consente. Innanzitutto vorrei ringraziarti per aver creato la fortuna degli abitanti di questo pianeta, viaggiando 14 volte attorno al mondo in 12 anni, distribuendo l'Hare Krishna Mahamantra a tutti. Tra i Vaishnava, con la luminosità della tua devozione a Krishna, hai eclissato gli altri due contemporanei, perché mentre loro stavano a casa tranquilli, coraggiosamente hai deciso di predicare il messaggio del Signore Chaitanya e del tuo Guru Maharaj. Il tuo movimento della coscienza di Krishna ha salvato l'umanità dal degradare dell'oscurità totale. Con la tua straordinaria compassione e la tua condotta divina, hai detto forte e chiaro che lo scopo centrale del movimento del Signore Chaitanya è quello di predicare e contemporaneamente diffondere il canto dei santi nomi. Grazie per avermi introdotto nel regno purificante della coscienza di Krishna. Grazie per essere una tale speranza e ispirazione della mia vita che mi solleva e mi salva ancora e ancora. Ti prego di istruirmi in modo che io possa sempre accettare e seguire il tuo insegnamento con tutto il cuore, senza alcuna riserva. Per favore, benedici tutti noi che siamo qui riuniti, in modo che possiamo diventare più fedeli a te, essendo in grado di connetterci con uno o più dei tuoi aspetti misericordiosi. L'obiettivo delle nostre vite dovrebbe essere semplicemente approfondire la nostra connessione e il nostro legame con te. Mio caro fondatore Acharya, il primo e principale modo in cui possiamo connetterci con te è diventare appassionati studenti delle tue parole parlate e scritte. Un ascolto regolare e attento dei tuoi scritti, specialmente in compagnia dei devoti, ci sosterrà e arricchirà anche gli altri, ma il successo della vita sarà trovare la nostra missione nella tua missione. Mentre alcune persone si concentrano sulla coltivazione della propria relazione confidenziale con Krishna, hai sempre sottolineato che aiutare il maestro spirituale a servire la missione del Signore è il modo migliore per diventare intimo e caro a lui. Diceva, quando uno diventa serio nel seguire la missione del maestro spirituale, la sua risoluzione equivale a vedere la suprema personalità di Dio. In conclusione, se un discepolo è molto serio nell'eseguire la missione del maestro spirituale, si associa immediatamente alla personalità suprema di Dio. Ho riflettuto molto su come i nostri guru Shiksha e Diksha ci stanno aiutando ad arricchire ed approfondire la nostra relazione fondamentale con te, e ci aiutano praticamente a contribuire alla tua missione. Questa è la nostra grazia salvifica. Loro sono le persone più importanti della nostra vita. Ti prego di sorreggerle e guidarle sempre nel cammino da te segnato. Tutte le glorie alla tua divina grazia e tutte le glorie a quelle anime più fortunate che sono impegnate da te nel servizio devozionale. Con la tua misericordia tutto è possibile. Ti prego di ricordare nel tuo eterno canto a Sri Sri Radha Krishna coloro che umilmente aspirano ad avere le tue benedizioni per riuscire a diventare fedeli servitori dei tuoi servitori. Jai Srila Prabhupada, ah, con devozione . Tua aspirante servitrice Bhakti Valeria. Arrivo nel regno purificante della coscienza di Krishna, che bello! È scritto così, no? Nel regno purificante, molto bello. Ok, il Vyasa Sana è vuoto, chi lo riempie?
Nessuno ha scritto qualcos'altro. Bart Emanuele, tu non hai scritto niente. Ah, ecco, appunto, andava strano a me. No, l'uomo della lente che mi ha preso il ballo. Dopo il regno purificante della coscienza di Krishna non lo so quanto possiamo fare di meglio. No, io sono una piccola breve. Proviamoci. Niente di... Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Putale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pachari Devi Nirvishesha Shudhavani Pashatavi Shatavi Nei. Oggi, nostro eterno Guru Maharaj, tutte le glorie a te. In questo giorno così propizio per noi, ti vorrei offrire i miei più umili omaggi. Da quando sei entrato nella mia vita, molte cose sono cambiate. Mi hai indicato costantemente, con le tue istruzioni, nella forma di libro, di lezioni, di devoti, di impegnarmi a ricercare una relazione personale, un servizio di amore disinteressato con Dio, Krishna, la persona suprema, il nostro reale amico nel cuore. Io avrei, come tu ben sai, potuto fare progressi maggiori, ma sono sempre titubante, mi affaccio e mi ritraggo. Non conosco ancora appieno questa mia natura instabile, né Krishna, né la mia relazione eterna con Lui. Sono in fondo un carmi nella mia relazione con il mondo ed anche un impersonalista. Questo lo sapevamo già. Nella mia tendenza a volermi autogestire. Il dominio della mente e della materia è forte ancora. Sarebbe importante per me essere maggiormente fiducioso nella grazia di Krishna, che si esprime attraverso le istruzioni dei tuoi devoti e dei devoti dei tuoi devoti dei suoi devoti. Vorrei essere meno attratto dalla sua energia esterna e saper lasciare così in tempi rapidi ciò che non mi è mai appartenuto. Ma tutte queste cose avverranno da sé solo nel momento in cui mi stabilizzerò nel servizio disinteressato ai tuoi piedi di loto, così come tu stesso vuoi, nei tempi e nei modi che sai essere adatti per me. Ti chiedo quindi di non poter perdere mai il servizio a tua grazia. Con immensa gratitudine, Bhakti Emanuele. Nei tempi e nei modi che tu sai essere giusti per me. Prego. Jai Srila Prabhupada. Sono anima a te riconoscente per aver divulgato la coscienza del Signore Krishna così com'è, per aver creato le condizioni affinché l'ascolto della tua voce attraverso un tuo libro e chiamandomi anima si sia concretizzata nella tua mano tesa per salvarmi, ritenendomi meritevole. Di questo privilegio. Concedimi la clemenza e il perdono per le azioni interessate compiute dal mio falso ego e la forza di dominarne i sensi. Concedimi di affidarmi alla tua guida per chiederti come poter mettere a disposizione la vita condizionata, il corpo, i sensi, le capacità, le risorse che Krishna ha deciso per me, per avanzare in maniera cosciente nel servizio devozionale, assimilandone appieno l'essenza. Attraverso te mi affido al Signore Krishna quale suo strumento, con l'impegno di contribuire ad aiutare le anime che il Signore Krishna deciderà di dirigere nell'incontrare nel cammino di ritorno a Lui. Jai Srila Prabhupada. Qualcun altro? Ah, Radhacharan, tu hai una tua lettera. Vieni.
Ce la fai a metterti qui? Sì, sì. Gli occhiali ce l'hai apposta. Il turno dei maschietti. Sì, c'è solo. Ma anche Batti Valeria però ha detto. Intanto c'è Batti Caterina che dice grazie per queste commoventi lettere dei nostri maestri. Qui c'è Fabrizio, Battinan, Alessandro. Prego. Carissimo Shila Prabhupada, accetto, ti prego, i miei più sentiti omaggi per il festeggiamento della tua apparizione sulla terra. Ricordo che riconsidero sempre il sogno che feci decenni fa, nel quale ti incontrai, ignorando ancora chi tu fossi, per la misericordia tua e del Signore Supremo. Qualche tempo dopo incontrai un tuo discepolo, Shimamatsavatara Prabhu, da te incaricato di concorrere alla distribuzione della conoscenza dell'amore per Dio, Shri Krishna, tramite la lettura della Bhagavad Gita, così com'è. Fu così che tu fosti, sei e sarai l'ancora di salvezza, gioia, consapevolezza e gratitudine che mi fece e farà accogliere tutti gli eventi fornitimi dalla vita. Sempre tua umile servitrice, Radhacharan Devadasi. Grazie. Scusate se non faccio inchini perché sono un po' non proprio padrone. Ce la fai? Aspetta. Non proprio quel braccio, non lo quello. Hare Krishna. Ok, volevo leggere due. Allora, che ore sono? 12:30. Ma proprio due righe sul significato di Vyasapuja con le parole di Srila Prabhupada. Allora, questo è tratto dalla sua spiegazione al verso 48 del capitolo 24 del canto ottavo dello Srimad Bhagavatam. Prabhupada dice: anche se non abbiamo la fortuna di contattare personalmente il Signore Supremo, il rappresentante del Signore Supremo vale quanto il Signore stesso, perché un tale rappresentante non dice nulla, a meno che non sia stato già pronunciato dalla Suprema tra le personalità di Dio. Sri Chaitanya Mahaprabhu fornisce quindi una definizione di guru, Yare Dekatare Kaha Krishna Upadesh. Il guru autentico è colui il quale consiglia i suoi discepoli esattamente in accordo con i principi pronunciati da Krishna. Il guru autentico è colui che consiglia i suoi discepoli esattamente in accordo con i principi enunciati da Krishna. Il guru autentico è colui che ha accettato Krishna come guru. Questo è il sistema della guru parampara. Il guru originale è Vyasadeva, perché è l'oratore della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam, in cui tutto ciò che viene detto è in relazione a Krishna. Perciò il guru Puja è conosciuto come Vyasa Puja. In ultima analisi, il guru originale è Krishna, il suo discepolo è Narada, il cui discepolo è Vyasa, e in questo modo entriamo gradualmente in contatto con la guru parampara. Non si può diventare guru a meno che non si sappia cosa vuole la personalità di Dio Krishna o un suo avatar, una sua manifestazione. La missione del guru è la missione della suprema tra le personalità di Dio, ovvero diffondere la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Srila Prabhupada chi già è? Il compleanno del guru, questo è da una lezione sulla Bhagavad Gita. Il compleanno del guru è chiamato Vyasapuja. Vyasapuja significa il guru originale. Il guru è il rappresentante di Vyasadeva. Questo trono, quel trono, è chiamato Vyasa Asana, cioè l'asana, lo l'asana, cioè il posto a sedere di Vyasadeva. Quindi, chi è il rappresentante di Vyasadeva? Chi è il rappresentante di Vyasadeva può sedersi su questo trono. Quindi guru, secondo il sistema parampara, il guru è seduto sul Vyasasana perché ne è il rappresentante. Proprio come nella Corte Suprema, il seggio
il seggio deve essere usato dal capo del potere esecutivo, il re o il presidente, ma il giudice della Corte Suprema è il rappresentante del capo esecutivo, quindi siede su quel seggio. Il giorno del compleanno del maestro spirituale si chiama Vyasa Puja. Quando si celebra il compleanno del maestro spirituale si chiama Vyasa Puja. Questo Vyasa Puja significa che un maestro spirituale è il rappresentante di Vyasa. Proprio come stiamo insegnando questo Bhagavat Dharma, lo Srimad Bhagavatam, stiamo seguendo le orme di Vyasadeva. Quindi in realtà il posto del predicatore è l'asana di Vyasadeva, è il posto di Vyasadeva. Proprio come nella suprema, nel tribunale della Corte Suprema, il posto di chi andrà a giudicare, come si chiama? Comunque quel posto, nessun altro può occuparlo, quel posto, solo il giudice della Corte Suprema, che rappresenta il re o il presidente, per offrire la legge ai cittadini, solo lui può sedersi. Allo stesso modo il Vyasasana è occupato dal rappresentante di Vyasadeva, Vyasadeva, che può parlare a nome di Vyasadeva. Questo è il sistema. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki? Jai! Jai! Allora Tulsi, Pushpa Puja? Ok, chi lo celebra? Chi lo officia? Io, eh? Ok, va bene. Dai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Vyasa Puja, Srila Prabhupada ki jai, Srila Nandotsava ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Mi passeresti il libro dei canti, per favore, Michela? Grazie. E lì ci sono tutti i mantra che... Grazie mille. Thank you so much. Ok. Allora, ci possiamo tutti disporre in emiciclo, qui di fronte a Srila Prabhupada, ad una distanza dalla sua figura tale da permettere ai petali di arrivare sul suo corpo, perché se ci mettiamo troppo lontani, e cascano prima. Allora, adesso i petali che vi verranno offerti, come mi ha insegnato Lala Krishna Prabhu, si tengono così. Questo è il mudra, non è il mudra dell'arbitro, non è il mudra dell'arbitro, ma è questo qui. È il e poi anche nel rock questo qui è un segno che significa ti voglio bene. Ti voglio bene. Comunque, questo è il mudra della mucca, giusto? Sì. Gomudra. Gomudra? Sì. Gomudra. Allora, queste sono le orecchie. Sì. Si tengono i petali così, tra questi tre polpastrelli. Ok. E si lanciano così. Così, proprio. Così, vediamo? Sì, va bene. Ok. Allora, Tulsi Gobbi, tu dispensi i petali? Yeah. Fai la dispensatrice di petali. Okay. Non viene avvicinarsi? Sì, sì, no, l'avevo detto. Perché un po' incuto timore. Allora. Verso i piedi. Verso i piedi, sì. Verso i piedi. Qui è proprio alto il volume. Impostazioni, yes. Ok. Arrivo, eh. Hare Krishna, Bhattina Alessandra, Baia, Krishna. Proprio così, proprio le mani, vai in un'unica soluzione. Allora, così, ok. Dunque, io adesso reciterò dei mantra, voi ripetete insieme a me. Quando dirò Pushpanjali, lo dirò tre volte per tre. Reciterò dei mantra e dirò tre volte Pushpanjali. Reciterò tre volte. Reciterò di nuovo gli stessi mantra e poi dirò tre volte Pushpanjali. Reciterò una terza volta tutti i mantra e dirò per tre volte di nuovo Pushpanjali. Ogni volta che dico Pushpanjali, voi che fate? Lanciamo i fiori. Beh, però prima un carpiato all'indietro. Tenendo sempre il mudra, con una gamba sola.
Ok, allora tu sei sentata, pure io. Ah, ma posso mettermi anche così? Sì, anche sotto il massetto se vuoi. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya, Manobhishtam, Sthapitam, Yena, Bhutale, Dvayam, Rupa, Kada, Mayam, Dadati, Sva, Padantika, Vande, Ham, Shri Guru, Padakamalam, Padakamalam, Shri Gurun, Shri Gurun, Vaishnavamscha, Vaishnavamscha, Shri Rupa, Shri Rupa, Sagrajatam, Sagrajatam, Sahagana, Sahagana, Ragunatanvitam, Ragunatanvitam, Sajiva, Sajiva, Sadvaitam, Sadvaitam, Savadutam, Savadutam, Parijana, Parijana, Sahitam, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan, Shri Radha Krishna Padan, Saha, Saha, Gana, Gana, Lalita, Lalita, Shri, Shri, Vishakhanvitamscha, Vishakhanvitamscha, Namo, Namo, Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Bhutale, Srimate, Srimate, Bhakti Vedanta, Bhakti Vedanta, Swaminiti, Swaminiti, Namine, Namine, Namaste, Namaste, Sarasvate Deve, Sarasvate Deve, Ravani, Ravani, Pracharine, Pracharine, Nirvishesha, Nirvishesha, Shunyavadi, Shunyavadi, Paschatya, Paschatya, Deshatarine, Deshatarine, Pushpanjali, Pushpanjali. Funzionerà ancora? Non lo so. Che hai fatto? È caduta. Non è caduta. L'hai travolta. Un attimo, Prabhu, potrei cambiare po'. Se sei tu. No, scherzo. Sì, sì, no, perché anche perché se vanno nel computer. Cioè, vanno nel computer. Mettiamolo qua. Scusate. Pushpanjali. 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 Om Agyana Agyana Mirandasya Mirandasya Gyananjana Gyananjana Shalakaya Shalakaya Chakshur Chakshur Militam Militam Yena Yena Tasmai Tasmai Shri Shri Gurave Namaha Gurave Namaha Shri Chaitanya Shri Chaitanya Manobhishtam Manobhishtam Sthapitam Sthapitam Yena Yena Bhutale Bhutale Dvayam Dvayam Rupa Rupa Kada Kada Mayam Mayam Dadati Dadati Sva Sva Padantikam Padantikam Vande Vande Ham Ham Shri Guru Shri Guru Shri Yuta Shri Yuta Padakamalam Padakamalam Shri Gurun Shri Gurun Vaishnavamscha Vaishnavamscha Shri Rupam Shri Rupam Sagrajatam Sagrajatam Sahagana Sahagana Ragunatanvitam Ragunatanvitam Hamsajivam Hamsajivam Sadvaitam Sadvaitam Savadutam
Sambhutam, Sambhutam, Parijana, Parijana, Sahitam, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padam, Sri Radha Krishna Padam, Saha, Saha, Gana, Gana, Lalita, Lalita, Shri, Shri, Vishakambitamscha, Vishakambitamscha, Namao, Namao, Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Bhutale, Srimate, Srimate, Bhaktivedanta Swami, Bhaktivedanta Swami, Iti Namine, Iti Namine, Namaste, Namaste, Sarasvate Deve, Sarasvate Deve, Gauravani, Gauravani, Pracharine, Pracharine, Nirvishesha, Nirvishesha, Shunyavadi, Shunyavadi, Paschatya, Paschatya, Deshatarine, Deshatarine, Pushpanjali, 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 Om, Om, Agyana, Agyana, Mirandasya, Mirandasya, Gyananjana, Gyananjana, Shalakaya, Shalakaya, Chakshur, Chakshur, Militam, Militam, Yena, Yena, Asmai, Asmai, Shri, Shri, Gurave Namaha, Gurave Namaha, Shri Chaitanya, Shri Chaitanya, Manobishtam, Manobishtam, Sthapitam, Sthapitam, Yena, Yena, Bhutale, Bhutale, Svayam, Svayam, Rupa, Rupa, Kada, Kada, Mayam, Mayam, Dadati, Dadati, Sva, Sva, Padantikam, Padantikam, Vande, Vande, Ham, Ham, Shri Guru, Shri Guru, Shri Yuta, Shri Yuta, Pada Kamalam, Pada Kamalam, Shri Gurun, Shri Gurun, Vaishnavamscha, Vaishnavamscha, Shri Rupam, Shri Rupam, Sagrajatam, Sagrajatam, Sahaguna, Sahaguna, Sahagana, Sahagana, Ragunatambitam, Ragunatambitam, Tam, Sajivam, Sajivam, Sadvaitam, Sadvaitam, Savadhutam, Savadhutam, Parijana, Parijana, Sahitam, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Shri Radha Krishna Padam, Saha, Saha, Gana, Gana, Lalita, Lalita, Shri, Shri, Vishakambitamscha, Namaom, Namaom, Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Bhutale, Srimate, Srimate, Bhaktivedanta, Bhaktivedanta, Swami, Swami, Iti Namine, Iti Namine, Namaste, Namaste, Sarasvate Deve, Sarasvate Deve, Gauravani, Gauravani, Acharine, Acharine, Nirvishesha, Nirvishesha, Shunyavadi, Shunyavadi, Paschatya, Paschatya, Deshatarine, Deshatarine, Pushpanjali, 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 La Prabhupada ki, Jai, La Prabhupada Vyasa Puja Mahamahotsava ki, Jai, La Prabhupada Mahamahotsava ki, Jai, La Prabhupada Vyasa Puja Mahamahotsava ki, Jai, Jai Gaur Premanande, Hare Krishna, Hare Krishna, Om Vishnu Padaya Krishna Prasadaya Krishna Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna Shila Prabhupada Ki Jai Jai Chiudiamo il collegamento? Sì, perché ora c'è Prasada. Bene, Hare Krishna devoti, ci vediamo domani mattina. Yes, Hare Krishna. Grazie per esserci stati.